due, tre, quattro settimane la posso inserire. Primo perché fa caldo e andare magari per me la zona di Como che è più fresca mi fa spingere un po' di più che farmi un medio in pista che diventa praticamente impossibile ora. Ciao Andrea, non è un po' troppo caldo per correre? È troppo caldo, infatti sono preoccupato per dopo, però c'è un po' di arietta, quindi via. Come stai dopo 5 settimane dal lockdown? Guarda, sto bene, aumentando i chilometri, il volume, diminuendo un po' l'intensità, devo dire che sto benissimo, la scelta forse è migliore su di me. Mi hanno chiesto com'è andato il 2 giugno al 10.000 in pista. Il 2 giugno, grazie alle mie lepri, sono riuscito a fare un ottimo tempo. Ho chiuso in 30:36, che è praticamente il mio record sulla pista, perché avevo 30:48 fatto in gara. Questo sta a dire come sto bene, anche senza aver fatto lavori specifici. Davvero ancora più peccato di non poter gareggiare veramente e poterlo mettere sullo statino FIDE. E con il caldo come ci dobbiamo comportare questa settimana? Con il caldo ci dobbiamo comportare solamente di armarci di pazienza e uscire a correre il prima possibile. Io per dire il 10.000 l'ho rischiato correndo alle 9, 9 un quarto la partenza, alla fine, no anzi scusami, era dopo 9:45, quindi già faceva caldino, è mezz'ora di sforzo, però gli ultimi chilometri dove sei comunque un po' fuori bolla, si è sentito il caldo. E cosa ci proponi questa settimana per la preparazione? Allora, proprio per il motivo del caldo vi propongo un allenamento un po' diverso che magari non avete mai preso in considerazione, di fare una salita lunga e continuativa. Io per dire adesso ero andato 3 giorni a Chiesa in Valmalenco e avevo preso una salita da 8 km e niente, l'ha fatta a uno sforzo massimo. Per me si attesta circa al ritmo del medio, lì dovete guardare i battiti ovviamente. Quindi io so che il medio lo faccio 170-175 battiti e ho preso la salita in questa maniera. La prima parte un attimino svelta, poi quando al primo secondo chilometro avevo preso il ritmo, mi sono basato solamente sul cardio, perché poi fondamentalmente capire i ritmi per fare una salita è davvero difficile. A livello di ritmi, come affronteresti questa salita? Una prima parte veloce oppure Ecco, in progressione? no, ecco, ripeto, neanche in progressione perché risulta davvero difficile. Primo perché non so che salita andrete a fare. Innanzitutto dividiamo le due salite, una da 4-5 km, invece una più lunga, magari da 8, 10, 12. Direi sempre di partire comunque a un buon ritmo, quindi con una buona fatica, perché comunque in salita che si vada piano, pianissimo o fortino si fa sempre fatica. Partiamo un attimino svelti e poi niente, quando ci siamo abituati al ritmo in salita incominciamo a guardare il cardio, quindi l'unica cosa che dico è di non partire a fionda, come si dice in gergo, ma di partire un attimino accorti e poi di basarsi solamente sul cardio. Ovvio che se è una salita più corta stare anche qualche battito sopra il medio, mentre se è una salita lunga starei per la prima parte al ritmo del medio, sempre come battiti, e poi a salire magari l'ultima parte. Studiatevi bene la salita, perché se è una salita da 10 km e voi siete all'ottavo e avete già dato tutto, gli ultimi due diventano davvero ostici da affrontare. E per i principianti che cosa suggerisci invece? Guarda, il consiglio è lo stesso sia per i principianti sia per quelli più evoluti, perché fondamentalmente le salite tra di noi nessuno le fa. Ed è difficile davvero capire il ritmo, primo perché magari una parte è meno pendente, una parte più pendente, quindi davvero guardate il cardio e basatevi sui vecchi ritmi del medio. A fine allenamento si potrà vedere questo, Strava per chi è iscritto, da una velocità in base alla pendenza, però quella la si vede alla fine, quindi se vi siete già piombati. L'hanno comunque tolta per chi non ha il premium. Ah sì, perché io l'ho vista l'altro giorno e ce l'avevo anche se non ho il premio. Non Quindi, credo, no. no, te lo giuro, infatti mi aveva dato 3,34 di media, che io di solito il medio lo faccio a 3,30-3,25, mi aveva dato 3,34, magari adesso me l'hanno tolta, l'andrò a riguardare, però. Va bene, no, interessante, interessante.
invece, dal tuo punto di vista, ogni quanto dovrebbe essere svolto questa tipologia di allenamento? Guarda, è un allenamento di costruzione che di solito si fa in inverno, ma come sto dicendo ultimamente, in quanto non ci sono le gare, sarebbe anche da fare questa preparazione invernale in estate praticamente. Quindi io lo terrei uno ogni 2 settimane, poi dipende sempre come è andata a sviluppare la forza, magari con le ripetute corte in salita brevi, oppure con dei collinari, oppure con questo allenamento, quindi da fare un bel mix e poi vedete quello che vi è più congeniale. Io, per dire, le ripetute in salita brevi le amo, fare queste salite continuative no, perché non sono nelle mie corde, però una volta ogni 2-3-4 settimane la posso inserire, primo perché fa caldo e andare magari, per me la zona di Como che è più fresca mi fa spingere un po' di più che farmi un medio in pista, che diventa praticamente impossibile ora, oppure comunque per variare un po' l'allenamento. E invece a livello di recupero sappiamo che un allenamento di questo tipo è molto impegnativo, soprattutto per le gambe. Che cosa suggerisci? Suggerisco soprattutto qua, perché abbiamo lavorato molto muscolarmente, nel giorno successivo e quello dopo ancora, di fare lavori davvero di rigenero, quindi solamente lenti o lenti rigeneranti. Molti degli iscritti al canale ci hanno detto che comunque tu il giovedì vai in bici, lo suggerisci dopo un'uscita di questo tipo? Allora, io vado in bici, ma perché adesso sto facendo davvero tantissimi chilometri e non essendoci abituato ancora preferisco fare un pochino di scarico. Adesso per assurdo sto mettendo comunque dentro bici e una corsetta dopo. Il cross training magari ne parleremo poi, mi piace andare in bicicletta, forse mi piace di più andare in bicicletta che correre, quindi mi dà un senso di libertà diverso e quando posso esco. Ultima domanda, cosa faremo fare a Silvia e Giulia questa settimana nel video? Dipende come vanno a scuola, se vanno male gli facciamo fare ripetute da 400 metri in salita, se no un bel lento rigenerante va bene. Tra l'altro ho appena regalato a Silvia le sue prime scarpe Nike, che magari recensirai nei prossimi giorni. Non so se ti vanno bene. Non credo che mi entri, magari sulle mani. Va bene, grazie Andrea, ciao alla prossima. Ciao, ciao alla prossima.